La situazione è molto molto complicata. Evidentemente gli attacchi terroristici colpiscono soprattutto i più indifesi, non è una guerra vera e propria combattuta da truppe. Il rischio è che ci sia, anche qui in qualsiasi momento potrebbe esserci qualcuno che si fa saltare in aria. E voi siete preoccupati anche per quanto sta avvenendo nel mondo? Certo. Comunque è un fatto che sta sconvolgendo tutta l'Italia e comunque tutta l'Europa, quindi c'è qualcosa che sta cambiando e che comunque dovremmo preoccuparci. Come si combatte questa paura, secondo te? Purtroppo appunto non possiamo sapere quali siano le reali motivazioni per cui comunque nascono determinate situazioni. Effettivamente la situazione internazionale è pessima, cioè in effetti le condizioni di sicurezza sono fortemente scemate. Quindi bisogna prendere dei provvedimenti. Do ragione a Obama quando dice che effettivamente quello di invadere territori come l'Iraq o la Siria è sbagliato, bisogna appoggiare e appoggiare al massimo i locali, in modo tale che si riappropriano dei loro territori. Noi europei, occidentali in particolare, dobbiamo entrare nell'ottica che per combattere seriamente questi terroristi, questi omicidi barbari, questi relitti del pessimo Medioevo, dobbiamo rinunciare a alcuni diritti civili, transitoriamente, per un periodo limitato, come faranno i francesi Quello che fra sta un facendo po'. Hollande. Sì, signore, ma Hollande ha ragione. Hollande sta cercando di rimediare ai disastri che ha combinato Sarkozy in Libia, perché la Libia attuale è nient'altro che figlio della politica errata di Sarkozy. E dobbiamo evitare che situazioni di questo genere, teatri di questo genere si ripetano. Per esempio, guardi, ci vuole ben poco, sotto i portici, sa cosa succede? Nei paesi che sono stati afflitti dal terrorismo, queste bancarelle mobili sono state nient'altro che il sito di attentati kamikaze, perché praticamente questi commercianti nascondono nella loro merce l'esplosivo ad alto potenziale e lo fanno brillare quando? Facendogli. Quando a un certo punto ci sono le situazioni come da noi ci sono la domenica, con zone pedonali, grande densità di presenza umana, e ragione per cui fanno brillare, fanno una carneficina. Adesso bisogna combattere perché vanno via i vigili e ritornano di nuovo. Quelli sono punti di grande vulnerabilità. Io non ho paura, perché avendo paura, limitando, diciamo, la mia libertà di azione, non ho fatto altro che far vincere i terroristi. Quindi dobbiamo riappropriarci della nostra vita normale. È quello che dobbiamo fare tutti. Se vogliamo dire in senso lato, generale, potrei dire sono preoccupato. Sta a vedere gli stati cosa vogliono fare, se fare la guerra o ragionare. Oggi come oggi penalizzare l'Islam totalmente per terrorismo, abbiamo avuto il terrorismo anche cattolico, vedi le crociate, quindi non andiamo a fondo sulle religioni, ma andiamo a individuare i terroristi che, come dico sempre, uomo mangia uomo, cane non mangia cane, l'uomo è un assassino. Non so a quali potenti serve l'ISIS per fomentare le guerre e quindi vendere armi. Allora bisogna vedere cosa decideranno i grandi capi che mantengono questo stato di fatto. Senta, ma lei secondo lei siamo in guerra o no? Ma dire oggi in guerra contro un terrorismo, verso chi? Se qualsiasi persona che noi vediamo in giro è un ipotetico terrorista, non abbiamo un'identità, una divisa, qualcosa che possiamo combattere. Quindi ancora peggio, diciamo, siamo ancora più Ancora insicuri. peggio, perché sono mine vaganti. I martiri non sono quelli che si fanno saltare in aria, i martiri sono quelli che vengono ammazzati da questa gente.